Molti non sanno che Giovanni Paolo II dichiarò che il neodarwinismo sia un dato di fatto. Certamente questo è un errore epistemologico gravissimo, perché chiamarlo dato di fatto viola il principio della falsificabilità delle teorie scientifiche. Comunque sia, è normale che nei contesti cattolici il neodarwinismo sia considerato una teoria scientifica valida e che nelle scuole cattoliche si insegni questa teoria. Molti credono che Darwin fosse un ateo, o che necessariamente e rigorosamente l'ateismo sia una conseguenza del darwinismo. In realtà Darwin stesso è stato molto oscillante nelle sue opinioni personali sulla religione. A periodi diceva di credere, altri di essere dubbioso. Ma ha detto di non essere mai stato ateo. Lui diceva che è molto più facile definirsi agnostico. Questa definizione perché significa non essere né credente né non credente. Credeva che una risposta definitiva al problema di Dio non ci fosse. Sta di fatto che nella seconda edizione dell'Origine della Specie chiude il testo menzionando il creatore. Riguardo la Bibbia, aveva molti dubbi, soprattutto sull'Antico Testamento. Diciamo che anche a periodi ha creduto che la morale cristiana fosse corretta. Inoltre, stavo dimenticato dalla storia un contemporaneo di Darwin, un certo Wallace, che aveva teorizzato un evoluzionismo che non escludeva affatto Dio. Di recente, nel Darwin Day del 2012, ci sono stati alcuni interventi di alcuni scienziati a favore della conciliabilità tra neodarwinismo e cristianesimo. Le posizioni di Richard Dawkins, che a tutti i costi bisogna accettare il neodarwinismo per escludere rigorosamente il cristianesimo, non sono accettate da molti, anzi, diciamo che questa falsa dicotomia non è più viva come una volta da parte degli scienziati neodarwinisti. Più che altro si tratta di persone abbastanza fanatiche, come appunto Dawkins o di Freddie, anche Dennett, per quanto Dennett quanto riguarda le cose che sono di sua competenza, abbiamo detto cose interessanti. Più che altro nel mondo protestante c'è tutt'oggi una c'è molta riluttanza verso il rivoluzionismo, soprattutto nel mondo calvinista. Quindi nel mondo cattolico, diciamo, è un errore ritenere che i cattolici siano creazionisti. Molti ancora lo sono, nonostante tutto. Però in realtà sono i protestanti, ma soprattutto i testimoni di Geova che ad essere ancora creazionisti. Poi sono non solo i creazionisti della terra giovane, ma anche quelli della terra vecchia. Cioè, creazionista comunque non vuol dire che uno crede che la terra abbia 6.000 anni, necessariamente. C'è chi ritiene che addirittura i dinosauri non siano mai esistiti, e c'è chi ritiene che i dinosauri siano vissuti insieme all'uomo, prima dell'arca di Noè. Beh, sta di fatto che oggigiorno, diciamo che un po' molte meno persone ritengono che siano inconciliabili le due posizioni, quella del cristianesimo, o comunque in generale della credenza in un Dio, e quella del darwinismo, o comunque della rivoluzione in generale.